tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic 95 Ita, e benvenuti al 10° episodio di Pokémon Luna. Allenatori, eccoci qui tornati con la serie giornaliera di Federic, ogni giorno qui sul canale alle 14, alle 16 e alle 18. E molti vi starete chiedendo, perché non è uscito l'episodio delle 14? Ebbene ragazzi, ci sarà una piccola, piccolissima modifica alla serie. Il lunedì e il giovedì, invece di fare 3 episodi, ce ne saranno soltanto 2. Nulla di così preoccupante, c'era già gente che si stava per andare a impiccare, per dire. Nulla di così preoccupante, perché voglio dare spazio anche alla serie Cottuberanza di X e Y, che appunto viene caricata il lunedì e il giovedì alle 14. Mentre per tutti quanti gli altri giorni, ragazzi, tranquillamente ogni 3 episodi alle 14, alle 18 e alle 16. Ho un po' scambiato gli orari. Ragazzi, ci siamo! Siamo qui a Kantai! E sicuramente avrete notato una piccola modifica alla intro. Ebbene sì, ho trovato una intro fatta da Nelson Art su YouTube, vi lascio il suo canale qua sotto in descrizione. Ha fatto una intro bellissima e non potevo non chiedergliela da metterla nella mia serie. Molto molto bella, grazie Nelson. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare subito un bel rotom like. E naturalmente vi ricordo che avete ben 6 giorni per poter acquistare ancora la mia maglietta Serfina Lola, la bellissima maglietta a tema sole e luna. Il link qua sotto in descrizione. Allora ragazzi, ho catturato off camera nel percorso qui a destra una cosa molto molto interessante: il nostro caro nuovo Pokémon in squadra, il bellissimo Spirit. Guardate quanto è carino ragazzi, è un Pokémon veramente devastante. Pensate un po' che a ogni turno ha l'abilità sopportazione, a ogni turno aumenta la difesa e diventa qualcosa di impressionante, molto molto buono. E poi con Battiterra fa letteralmente il culo. Quindi ragazzi, lo aggiungiamo alla nostra squadra. Quindi abbiamo Lika, Zazu, Onda, Poppio Fiero e Spirit. E molti mi avete detto, cambia il nome a Poppio Fiero, dato che non è più Poppio. Ma ragazzi, a me piace così, è Poppio Fiero, resterà sempre Poppio Fiero. Andiamo di qua ragazzi, via, veloci, veloci, veloci. Allora, percorso 4. Allora, dovevamo praticamente raggiungere la nuova città, quindi seguiamo subito questo percorso, battiamo un po' di allenatori e sbrighiamoci anche, perché in questa parte dovremo fare un sacco di cose molto molto importanti. Bene, iniziamo la prima sfida. Intanto mi fa molto piacere che al raduno a Magenta, che si è tenuto ieri, eravate veramente tantissimi, se non più di 200 persone. Io sono entrato in piazza, è arrivata una ragazza ad abbracciarmi così, mi è corsa incontro. I ragazzi veramente sono rimasto, oh mio Dio, così. E niente, praticamente sono rimasto molto molto felice e sorpreso di vedervi così in tanti. Veramente è stata una giornata bellissima, abbiamo parlato un po' di tutto, quindi grazie veramente. Intanto io ho usato una mossa di tipo terra con Drifloom, che è evidentemente volante, e sono abbastanza coglione ritardato, lo dico anche da solo. Direi di usare Poppio Fiero contro questo Drifloom e poi andiamo avanti. Quindi grazie veramente a tutti per il grande supporto che mi avete dato ieri. Allora Poppio, vediamo un po' cosa riesce a fare, va? Lo so, non è Poppio, però io gli ho voluto dare questo soprannome, ragazzi. Poppio Fiero, vai, facciamogli un bel pistolacqua dritto in faccia. Due colpi dovrebbero bastare, o almeno credo, vediamo un po' quanto riusciamo a farli, va? Ok, mi servono 3 colpi addirittura, 3 colpi? Porca miseria. L'illusione aumenta? Ti prego, non fallire, Poppio. E dai, tanto anche se è più piccolo lo becchi lo stesso con l'acqua, vero? Bravo. Ci va di raffica. Ok, ottimo. Giustamente io catturo un Pokémon di tipo terra, come appunto il nostro caro Spirit. E cosa fa? Cosa fa? Ci manda subito un Pokémon di tipo volante contro. Ma bellissima questa cosa, no ragazzi? Ok, vai, pistolacqua dritto in faccia e ciao ciao Drifloom. Perfetto ragazzi. Mi dispiace caro, sei stato arato. Ora i punti esperienza vengono condivisi. Zazu sale a livello 16, meno male. Vuole imparare spennata. Ok, la spennata, cosa faceva che non me lo ricordo? Chi la usa? Ah, becca, ok, becca, becca. L'importante è che becca, leviamo beccata che toglie 35. Adesso insediamo una mossa che toglie addirittura 60, quindi è anche molto molto meglio. Dobbiamo raggiungere la prossima città, ci avevano detto nella scorsa parte, ed è quello che faremo. Non so questa parte quanto la farò durare, ma vediamo. Ora, è una specie di labirinto? I Pokémon della stessa specie non hanno tutti la stessa forza. Capisco. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Trotta trotta cavallino, trotta trotta cavallino. Salve allenatrice. Queste strade tortuose nascondono un sacco di posti segreti. Guardati bene intorno mentre cammini. Posti segreti? Addirittura? Salve? Sei un allenatore per caso?
sia quando viaggio che quando lotto, consulto sempre la mia app preferita. E qual è? Google Maps? Io quando viaggio uso quella di solito. Vai ragazzi, vai, non preoccupatevi, vi ripeto ancora una volta che questa serie verrà caricata tutti i giorni, alle 14, alle 16 e alle 18. Ve lo ricordo sempre perché sennò la gente poi se lo dimentica, ed è strano che questo non ha un Rattata formalola, ma un Rattata normalissimo. Andiamoci di Battiterra, che ha un effetto normale. Quindi ragazzi, ve lo ricordo sempre a queste ore, puntatevi sul mio canale perché esce la guida, a parte il lunedì e il giovedì, che alle 14 esce X e Y, ma alle 16 e alle 18 esce sempre appunto Sole e Luna. Luna in questo caso. Ora ragazzi, usiamo un altro battiterra. Devo fare salire di livello questo Spirit. L'ho voluto soprannominare Spirit, ragazzi, perché cazzo, un cavallo. Poi io ho seguito tutto il film di Spirit ed è stato qualcosa di bellissimo quel film quando ero piccolo. Ma ragazzi, era bellissimo. Intanto scrivetemi qua sotto nei commenti se lo volete in squadra questo Pokémon, se volete che lo tengo. No, ti prego, non me lo far curare adesso. Lika sale a livello 14, Lika è di tipo roccia, lo so. Però ragazzi, voglio tenere tutte e due perché sono due Pokémon che effettivamente mi piacciono. Roccia e terra, ci sta secondo me. A questo punto potevo prendere un Ductrio normale, ma... Allora, facciamo borsa, andiamoci di super pozione su Spirit. Perché voglio usare Spirit, ragazzi, voglio usare lui. Mi piace tantissimo come Pokémon. E poi c'ha questa abilità che è letteralmente devastante. Sì, però non mi fai passare, sei un infame, eh. Ecco, ok. Andiamo di qua, scendiamo, leggiamo cosa c'è scritto. Consigli utili, nella stazione info puoi modificare l'ordine delle mosse dei tuoi Pokémon. Ottimo. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo, ragazzi. Qua c'è un altro allenatore, vediamo un po' cosa ci manda in campo. Se vuoi sperare di battere il capitano Ibis, devi fare una bella scorpacciata di sfide. In effetti, ragazzi, siamo ancora un po' debolucci, ma credo che possiamo cavarcela egregiamente. Ireno Cuoco! Cuoco è bello, ragazzi. Cuoco con il mestolo e la Pokéball è una bella idea. Cutifly, Cutifly. Certo ragazzi, mi mandano tutti i Pokémon di tipo volante contro... Oh mio Dio. Ah. In realtà non so, è poco efficace. In realtà ha effetto ragazzi, ma... devo cambiare di nuovo Pokémon. Cambiamo. Mandiamo il nostro amico Zazu. Anche perché ragazzi, vorrei mettermi in squadra un po' di tipo fuoco. O addirittura uno di tipo drago se lo trovassi. Ma dicono che si trova alla fine. Ragazzi, il primo Pokémon che mi piace lo prendo. Semplicemente faccio così. Lotta, usiamo un attacco spennata che ero sicuro che era super efficace. In quanto questo Pokémon non credo sia di tipo volante, ma coleottero o tutte e due. Adesso non lo so perché è un nuovo Pokémon, ma non può agire perché è paralizzato Zazu. Perfetto, Zazu, grande. Vacci di spennata ancora. Spennata, ragazzi, lo distruggerà, immagino. Entomo blocco, non ci fa nulla. Ci abbassa l'attacco speciale. Spennata è fisico, quindi ragazzi, alzo le mani e uccidiamo questo Cutifly. Mamma mia, Zazu, ragazzi, uno dei Pokémon mi piace di più della mia squadra. È veramente stupendo. Tuttavia, oh, posso curarlo con Y, ma ragazzi, sprechiamo solo tempo. Mi sento uno spezzatino. Oddio, le battute. Madonna. Ragazzi, in realtà sono uscite le puntate dell'anime di Pokémon Luna. Lo sapevate? Io ho visto le prime due puntate e volevo fare dei video molto particolari dove praticamente facevo un video reazione all'anime. Praticamente mi mettevo davanti alla telecamera, guardavo l'anime, mi mettevo lo schermetto piccolo con la puntata e lo guardavamo insieme. Secondo me, ragazzi, ci sta come serie di video, eh. Potremmo farlo, in effetti, potremmo farlo. Siamo nella nuova città? Città. Eccoci qua a Hoenn. Ciao, Snubbull. Cosa dobbiamo fare? Vediamo un po'. Ehi, Federic, facciamo una lotta! Adesso che ho superato la grande prova e ho ottenuto anch'io il cerchio Z, voglio vedere se riesco a batterti. L'atmosfera di Hoenn fa venire voglia di un duello da film western. Ragazzi, mi ricordo quando sono stata a Disneyland, all'hotel Cheyenne. Era tutto così l'hotel. Fantastico. Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a lottare contro il nostro rivale Au. Coraggio, amici, facciamoci valere! Tra l'altro, ragazzi, Au, soprannominato rivale, ma in realtà è un nostro amico più che rivale in questa serie. Non è come un Gary Hawk o un Barry, è proprio un nostro amico che ci manda in campo Pikachu. Questa volta col cazzo che ti mando Poplio. Questa volta ti mando Spirit, che è di tipo terra, quindi le tue mosse di tipo elettro mi sucano la minchia. Facciamo un bel attacco, ragazzi. Battiterra, che è super efficace. Se non lo butto giù così, ragazzi, facci anche di attacco rapido, nessun problema. Tra l'altro dovremmo, ragazzi, come potete vedere la difesa aumenta. Dovremmo, se riesco a parlare, porca miseria, oggi non riesco a parlare.
dare un cristallo Z a qualche nostro Pokémon, così da utilizzare la mossa Z. Ora, non mi ricordo che cristalli Z ho nella borsa, dovrei un attimo controllare, la nostra difesa comunque aumenta e questo Pikachu viene arato malissimo. Ciao Pikachu, è stato un piacere, salutami tutti. Ok, finalmente ragazzi non abbiamo più problemi con i Pokémon di tipo elettro. Ci manca un po' di tipo fuoco ragazzi, in effetti, tipo fuoco. Torracat! Usiamo sempre un po' di tipo terra contro Torracat. Tanto, ragazzi, catturare questo Pokémon è tutto... Ah no, perché è di tipo... È strano. Torracat, è già di tipo lotta? Pensavo diventasse di tipo lotta al terzo stadio. O forse mi sbaglio, ragazzi? No, credo sia solo di tipo fuoco. Perché l'altra volta mi sono sbagliato, ho detto che era di tipo buio addirittura, ma è stato un gioco di parole mio, ragazzi, che non ci ho capito più niente, ma... Rogodenti, non ci fai niente, ho aumentato la difesa. Sopportazione, ragazzi, è un'abilità pazzesca, è buonissima. Cioè, ti aumenti la difesa ogni turno, che vuoi di più? Uccidiamo tutti con questo Pokémon, ragazzi, io vi avviso, con Spirit uccidiamo tutti. Vai. Livello 14, subito... Mi dispiace non averlo catturato mentre registravo, ragazzi, ma mi è apparso proprio prima di iniziare la parte. Ho detto non me lo faccio scappare perché chissà quando lo ritrovo. Madonna, livello 15 subito, ragazzi. Vuoi parlare di doppio calcio? Bene, una mossa di tipo lotta. Fangata? Oppure aerocampo? Questa mossa aumenta l'attacco e l'attacco speciale di un po' di tipo erba. Aerocampo non mi serve proprio nulla, ragazzi. Mi serve proprio nulla. Doppio calcio, così abbiamo anche una mossa di tipo lotta. Onda sale a livello 13, perfetto. Vuole imparare congiura? Non far dimenticare, bloccare, sì, congiura, non mi interessa. E ho sconfitto Au allenatore. Bene ragazzi, bella così. Dai che Spirit, ragazzi, ce lo teniamo bello che stretto. Ah, caspita, che lotta. Beh, i miei Pokémon si sono divertiti. Tieni, ho qualcosa per te. Ottiene super colpo, ragazzi. Intanto mi sono cambiato il cappello. Il cappello me lo sono cambiato perché molti hanno detto che quello della scorsa parte faceva cagare, quindi l'ho cambiato. Hai presente l'aura che circonda i Pokémon dominanti? È quella che li rende così difficili da sconfiggere. Se però usi il super colpo per mettere a segno un brutto colpo, non ci sarà un'aura che tenga. Le lotte di Pokémon a volte si vince, a volte si perde. L'unica vera sconfitta però è quando non ci si diverte. Beh, ora io vado. Voglio vedere la fattoria Oana. Oana? Fattoria Oana? Bene, anche io voglio vederla. Che posto tranquillo, che bei posti così, li adoro, ton ton ton. Mi fa piacere, Rotom, che tu li adora. Li adori, perché ho detto adora. Boh. Alola, salve. Sono venuto a curarmi la squadra. No, sono venuto a comprare un cazzo di frigorifero. Eccoli qua, ragazzi, la mia squadra al completo. Dai, dai, dai. Non so in realtà come far evolvere Pichu. Mi servirebbe un modo per far evolvere Pichu. Devo anche trovarlo un modo, perché se no. Super pozioni ne ho tre. Io, ragazzi, ne prenderei altre tre, perché non si sa mai. C'ho pochi soldi, li ho spesi tutti in vestiti. Ma questi vestiti, ragazzi, sono bellissimi. Cioè, non potete dire che fanno schifo. Sono il top questi vestiti. Dai, dai, dai. Ora ci sono un po' di cose da fare in questa città. Vediamo, esploriamo, leggiamo. Oana, città sviluppatasi grazie ai Pokémon. Cioè, i Pokémon l'hanno costruita. Ciao, Tauros. Tauros. Vediamo cosa c'è dentro questi edifici, ragazzi, che sono curioso. È la prima volta che gioco anch'io, quindi... Magmar! Ah, praticamente i Pokémon collaborano? E beh, credo che non ci sia bisogno del riscaldamento a questo punto, vero signora? Ma se è tutto in legno, il Magmar non credi che ti brucino casa? Non per dire nulla, ma... Ehi? Continuiamo a salire, ragazzi, controlliamo... Oh, Magmar! Ma quante stanze ci sono? Quante stanze ci sono, ragazzi? Che è una specie di albergo? C'è un PC? Queste stanze sono confinanti? Eh sì? Uno specchio? Questa stanza, ragazzi, sembra misteriosa. Alquanto misteriosa sembra questa stanza? Un plessimetro? Cazzo è quella roba? Boh. Ragazzi, questo albergo mi mette paura addirittura. Boh. Sembra inquietante, devo dire. Molto inquietante. Qua c'è qualcosa, qua a destra? No? Va bene. Un cappello sopra un cactus. Sarà quello che ho lasciato dalla scorsa parte. Dai, ragazzi, andiamo a vedere un po' all'obiettivo cosa c'è da fare. Credo che siamo nella fattoria adesso. Ia, ia, oh, ciao. Tutti quelli che lavorano alla fattoria adorano le lotte. Anch'io adoro le lotte, sai? Salve, allenatore. O allenatrice. Mangiare bene e dormire bene per lottare al meglio. Classici insegnamenti di una nonnetta. Che però vanno presi molto, molto seriamente. Salve, Michela. Madame. Michela, madame, manda in campo un Carbink. Carbink Lane. Un Carbink, addirittura. Io mando Spirit. Vediamo un po' Spirit se
riesce a fare qualcosa contro Carving, ma andiamoci di Battiterra, che è sempre super efficace. Madonna ragazzi, è stata una fortuna assurda catturare Spirit. È il mio Pokémon preferito adesso, cioè è bellissimo. Mi piace troppo questo Pokémon ragazzi. Già quando ho visto il trailer che era uscito Mounsdale, si dovrebbe chiamare, mi era piaciuto tantissimo. Battiterra. Abbattimento. Aia. Aia. Aumentiamoci la difesa. Mamma mia, sopportazione ragazzi, ci fa sopportare tutto. Woo! Woo! Bella. Sopportazione ci salva sempre tutto ragazzi. Cioè questo Pokémon è perfetto, perfetto per lottare. Certo che se ci vai di ricarica totale non serve tanto dormire e andare a letto. Sei un po' stronzetta in realtà, ammettilo che sei un po' stronzetta. Battiterra. Carving. Andiamoci ancora di Battiterra, vai. Sassata addirittura. Aia. Limortan guerrieri. Ormai la nostra difesa, ragazzi, è inespugnabile. Battiterra ancora. E bye bye, Carving. Vero? 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 Manco no. Dai, 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 dai. Sassata. Se mi fai ancora ricarica totale, giuro, te lo ficco nel culo quel Carving. Io te lo dico. Vai, sopportazione, aumenta la difesa. E ragazzi, Battiterra e ce lo leviamo dai piedi. Ciao, Carving. È stato un enorme piacere. A questo punto, credo ci siano qualche prova da fare. Questa parte, qualche prova. Livello 20. Lika è salito a livello 15. Sassata. Ma certo vuole fare imparare Sassata, ovvio. Fulmisguardo. Lika devo farla allenare anche lei. Non so se sostituirla, però. Cioè, mi piace l'evoluzione finale, però. Non lo so, perché ho aggiunto un Pokémon di tipo terra. Non lo so. Non vorrei che la squadra fosse troppo squilibrata. Magari mi servirebbe anche un tipo psico, non so. Spettrum. Buio. A parte che c'ho un morso di Lika. Un altro allenatore? Ah no? E là, tu stai facendo il giro delle isole, vero? Capiti, a proposito, vieni a conoscere il capitano. Il capitano? Andiamo a conoscere il capitano, ragazzi, vai. È un Miltank il capitano? Ah no, è lei il capitano. Ehi là, ciao, signorita. Benvenuto, è così che ci si rivede? Questa è la fattoria Awana. È famosa in tutta Lola per il suo delizioso latte mu. Ci si preparano delle besciamelle da leccarsi i baffi. Ho una bella sorpresa per te. Una sorpresa? Scusate, è stato registrato. Dai ragazzi, chiamo a passaggio. Adesso potremo trovare gli strumenti nascosti. Per attivare il fluto Scotland basta premere il pulsante B. Perfetto ragazzi. Ma non voglio trattenerti. So che sei in viaggio. Qui accanto inizia il percorso 5. Seguendolo arriverai alla collina Scrosciante, dove troverai la mia amica Suiren. Salutala da parte mia. Wow ragazzi, ottimo. Abbiamo anche il fluto Scotland adesso. Il percorso 5 è molto popolare fra gli allenatori che vogliono fare un po' di pratica. Un po' di pratica? Ottimo. Io ragazzi metto il fluto Scotland. Cioè, è assurdo. Ma veramente è bello. Latte mumu. Bellissimo ragazzi. Col tasto B ragazzi fiuta le cose. Cioè, è bellissimo Fiuto Scootland, ragazzi. Forse è l'animazione più bella che ho visto finora. Guardate che bello. Mi piace molto più che questo di Tauros. Guardate che Fiuto Scootland. Molto, molto bella come cosa, ragazzi. Mi piace. Questo lo userò tantissimo nel gioco. Mi piace tantissimo, ragazzi. Poi mi diverto con poco, devo dire. È bellissimo, raga. È bellissimo. È bellissimo. Oddio. Eccolo, Mudbray. Mudbray, o come si dice? Mudbray contro Mudbray. Livello 15 contro livello 15. Cavolo, potevo prendere il 15 a sto punto, ragazzi. L'ho trovato al 12 io. È stupid, Frederick. Non lo sapevo però, No, non vale. Stavo fiutando con Scotland. Non vale, caro. Il percorso 5 dove si troverà, ragazzi? Devo trovare questo benedetto percorso 5? Federico! Federico contro Federico. Vediamo chi vince. Mudbury. Anche tu inizi con un Pokémon di tipo terra? Ho capito. Il tuo deve essere femmina per caso, è femmina? No, è maschio. Ok, facciamo battiterra, effetto normale. Questa lotta, ragazzi, sarà un battiterra contro un battiterra, praticamente. Vediamo chi ne uscirà vivo. Però mi aumenta la difesa. Battiterra. Devo sostituire, ragazzi. Devo sostituire perché... facciamo Pokémon, sostituiamo in Poppio Fiero, perché un Pokémon di tipo acqua è sicuramente super efficace. Ma volevo dare un po'
di punti esperienza, anche se ho il condivisore esperienza attivo, Batti terra. Ok. È bellissimo questo Pokémon, ragazzi, non potete dire che non è bello. Magari gli occhi ingannano un po', cioè gli occhi fanno un po' cagare, in effetti. Non che quelli del mio Pokémon siano meglio se non li chiude, però... Devo dire che gli occhi del mio Pokémon qua, di Poplio Fiero, fanno un po' cagare, però vabbè. Zanzu sale a livello 17, cioè Zanzu sale velocissimo, ragazzi. Proprio velocissimo. Livello 17, ottimo. Ora, a questo punto, io stavo fiutando qualcosa, no? Oh, lascio qualcosa, ragazzi, l'ho vista. Ah? Una creatura misteriosa è stata risucchiata nella Tega Zygarde. Bello, ragazzi. Sina, ti sta cercando? Abbiamo ricevuto dei segnali dalla tua Tega Zygarde. La creatura misteriosa che è stata risucchiata nella Tega... È una cellula di Zygarde. La Tega Zygarde che ti abbiamo dato serve a raccogliere le cellule e i nuclei di Zygarde. In realtà sta parlando Zina, non Rotom, però vabbè. Che troverai da Lola? È come una specie di nido. Continua così. Bon! Perfetto, ragazzi. Qua c'è un altro strumento, che è un etere. È utilissimo. Vai, Scootland. Vai, 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 vai. Corri, corri, Scootland. Qui? Sali in groppa a Scootland. Qui intorno potresti trovare degli strumenti nascosti. Perfetto, ragazzi. Là ci sono dei sudowoodo, addirittura. Ci serve un annaffiatoio, non mi dire. Andiamo verso il percorso a nord, ragazzi. Magari nel prossimo episodio andremo nel percorso che ci hanno consigliato. Mudbury! Vai, Spirit! Conta su di te! Certo, sono stato l'unico stronzo a catturare uno Spirit a livello 12. Cioè, non mi dire. Scampato pericolo. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti con il nostro fiuto. Ha fiutato qualcosa, ma si è perso, evidentemente. Qua che c'è? Ostello Pokémon. Oh, uova Pokémon? Veramente? In alcune regioni lontane esistono dei posti chiamati pensieri Pokémon. Addirittura? Però il servizio è molto economico. Tra l'altro, se lasci due Pokémon da noi potresti trovare un uovo. No, grazie. Salve. E tu, vuoi svegliare la forza nascosta di tuo Pokémon? Lo strumento che fa per te. Intero forza. Bello, ragazzi, ci serviva. Ma l'uovo non ho capito. L'uovo chi è che ce lo dà? No, 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 no. Non voglio imparare intro forza ora. È più facile trovare uova se affidi due Pokémon della stessa specie. Tipo Grimer, Grimer. Fanno un Grimerino. Ciao, questo è lo stesso Pokémon. Gli allenatori possono lasciarsi i loro Pokémon e noi ci prendiamo cura di loro. E poi non so bene come mai, ma a volte quando ospitiamo i Pokémon salta fuori anche un uovo. Chissà come mai, forse perché parte la tresca. Ok. Lì c'è una Pokéball e la prendo subito con il mio Scootland. Fiuto Scootland, vai. Vai, Scootland, vai, 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 vai. Sì, non posso passare. Fanculo, va. Vai. Moneta muleto, ragazzi, questa la do a un Pokémon che ci fa aumentare i guadagni. Ma di qua dove si va? Perché non ho capito bene. Salve! Credo che in questa parte, ragazzi, dovremmo battere un po' di allenatori. Perché ci capita un allenatore dopo l'altro. Sablai! Sablai! Ha catturato con la Chic Ball, addirittura. Vai, Spirit! Scelgo te. Spirit, mi raccomando, facci di un bel battiterra che... Credo gli faccia abbastanza male. Spirit! Dai, siamo anche più veloci. Gli abbassiamo la velocità. Ombra notturna. Ci sciotta, ragazzi, ombra notturna. Ci fa molto male. Immaginavo. Stupido Federic che non dà le super pozioni ai suoi Pokémon, giustamente. Vai. Poplio Fiero, pensaci tu. Devo anche far salire onda di livello, ragazzi, ma... Non so proprio come aumentargli l'amicizia. Andiamoci di... pistola acqua. Io naturalmente lo pettino tutti i giorni. Cioè, gli faccio un po' di coccoline, magari. Magari con un po' di coccole si sveglia un po' e si evolve in Pikachu, ma non è detto. Ombra notturna. Questo Sablai è molto forte, ragazzi, molto forte. Ombra notturna di Sablai fa veramente male. Pistola acqua. Vediamo se... vabbè, ricarica totale. Ora sei stronzo, Sei stronzo, sì. Vai, pistola acqua. Continuiamo con... Facciamo acqua getto, va? Andiamoci di acqua getto, che mi piace lo stesso. Individua. Ah, Dio, quanto è tosto sto Pokémon. Continuiamo con Acquagetto. Acquagetto! Dritto in faccia. Ok, sfuriate. Vediamo quanti colpi mi fai, ragazzi. Conoscendolo mi farà 5 colpi sicuro, vero?
5 colpi più brutto colpo. Direi che non c'è male. Lo sapevo, ragazzi, quando faccio io mosse tipo ce lo lancia e sfuriate non attacco mai. Quando lo fanno gli altri, però, per carità, sempre 5 colpi, non mi lamento. Benissimo, ragazzi, io direi che si può anche stoppare qua. Onda sta a livello 14, finalmente. Abbiamo sconfitto anche questo allenatore. E direi che non c'è altro da fare se non... perché di qua dove si va? Non, cioè, non lo so in realtà. Andiamo di qua. Percorso 5. Beh, questo, ragazzi, lo dovremmo fare per forza nella prossima parte. Il percorso 5. Meglio, ci siamo arrivati. Fattoria Oana. E qua sotto però c'erano dei sudowudo, se non sbaglio. Però c'è anche un'allenatrice. Piuttosto lo facciamo nella prossima parte, ragazzi, perché non voglio dilungarmi oltre, sennò andiamo a passare troppi minuti. Vado a curarmi la squadra, vado a fare un po' di cosette. Ci vediamo alle 18 con un prossimo episodio. Ringrazio ancora il ragazzo che mi ha fornito la intro. Vi lascio il suo canale qua sotto in descrizione. Grazie a tutti per aver seguito anche questo episodio. Da Federico e tutti, un rotom like, maglietta in descrizione. E alola!